Diciamolo subito, il Chieti ci ha provato di più, voleva vincere per Michael, il tifoso neroverde di 26 anni che ieri ha perso la vita in un incidente con la moto, per tornare al successo interno dopo il pari di 7 giorni fa contro l'Isernia e per conservare il primato del girone. Al Teramo viceversa l'1-1 dell'Angelini può andar bene perché comunque allunga la striscia positiva a 6 partite senza sconfitte e poi la squadra si mantiene nelle zone alte della classifica. Anche stavolta prima della gara c'è stato il momento musicale, seppure condizionato dalla tragica notizia di Michael. Riccardo Fogli gli ha dedicato la canzone Pensieri. Sempre prima del derby, i due capitani, Forgione e Ferraiolo, hanno depositato fiori sotto la curva Volpi in direzione del settore lasciato vuoto dagli ultra in segno di lutto e vicinanza alla famiglia del giovane. Come è noto invece, Teramo senza l'apporto dei propri sostenitori per motivi di ordine pubblico. E veniamo al derby, bello, intenso, fatto di corsa, agonismo, anche errori e che poi, lo vedremo, si è incattivito un po' troppo. Nel Chieti c'è Capitan Forgione, che in settimana si era allenato poco. Nel Teramo, Pomante recupera per la difesa Cipolletti. Dirige Tierno di Sala Consilina. Partono bene i neroverdi, che conquistano subito due calci d'angolo, ma il primo tiro è del Teramo al quarto. Degidio smarca Menna in area, che colpisce male. Il Chieti risponde al settimo con un tiro dalla lunga distanza di Ceccarelli, respinto da Di Giorgio. Subito dopo, palla buona per Touré, servito da Forgione. Tiro deviato. Al decimo, Galesio dalla lunghissima distanza fa venire i brividi a Servalli, che vede la sfera in ritardo. Al 25esimo, sventola di prima intenzione di Casciano, fuori bersaglio. 31esimo ancora Chieti, acrobazia di Ceccarelli. Di Giorgio blocca. In chiusura di tempo si rivedono gli ospiti con una conclusione del Touré Teramano. Servalli è sulla traiettoria e blocca. Con le immagini di Galvano Coppa passiamo alla ripresa. Partenza sprint dei neroverdi. All'ottavo l'ex di Paolo Antonio lascia partire una bordata che Di Giorgio non trattiene, la palla si impenna e corre verso la porta dando l'illusione del gol. 3 minuti dopo ci prova in acrobazia Capitan Forgione al lato di Poco, al 17esimo il Chieti la sblocca. Azione tambureggiante con un traversone su cui si avventa Fall che a botta sicura colpisce una clamorosa traversa, sfera ancora viva che qualche secondo dopo arriva a Della Quercia, il giocatore in sacca di potenza e precisione. Il Teramo si scuote e reagisce al 20esimo con Touré, ma il giocatore non colpisce bene. Poco dopo esce proprio il numero 11 Teramano ed entra Pavone. È la sostituzione che cambia la partita in tutti i sensi. Il classe 2000 con un suo sinistro inventa una traiettoria imprendibile per Servalli, realizzando l'1-1. Rete molto bella, ma poi il calciatore esulta nel modo sbagliato. Lo stadio diventa una bolgia e anche in campo si accende una mischia. Vola anche qualche colpo proibito, i giocatori rischiano di venire alle mani. Il più lucido di tutti, per fortuna, è proprio l'arbitro che riesce a riportare la calma dopo 4 minuti di parapiglia. Il gioco riprende sul taccuino da registrare un tiro del Teramo al 38esimo, ancora con Pavone, e uno del Chieti con il subentrato Donzà in pieno recupero. Poi tutti negli spogliatoi, tra tanti fischi indirizzati ai giocatori teramani. E mercoledì bisognerà subito ricaricare le pile. Il Chieti andrà in trasferta a Fermo, gara alle 20:30. Il Teramo alle 18 ospiterà al Bonolis la Vigor Senigallia.